Taylor Swift, la trasformazione in zombie per il Vimd. Se c'è un video che quest'anno ha letteralmente spaccato sulla scena musicale, è sicuramente Look What You Made Me Do di Taylor Swift, che nelle sue varie trasformazioni, è stata anche uno zombie. In morte di Taylor Swift. Zombie, ballerina, motociclista, ladra, nerd, star, dominatrice. Nel video di Look What You Made Me Do, Taylor Swift è stata questo e altro. Per simboleggiare la scomparsa della vecchia sé e la sua rinascita, è tornata dal mondo dei morti e, in pieno stile The Walking Dead, si è fatta strada nella terra per uscire dalla tomba e dare inizio a un nuovo percorso. Sono molte le spiegazioni date a questa metafora e sul perché Taylor Swift abbia voluto uccidere se stessa nel video, ma per adesso le libere interpretazioni di questi versi sono altrettanto incerte. Taylor Swift ha voluto sotterrare la sua reputazione, e da qui il nome dell'album, per costruirne una nuova, oppure vuol dire che tutte le cattiverie dette su di lei in passato hanno forgiato una cantante più forte e combattiva? Probabilmente entrambe le cose, fatto sta che per simboleggiarle Taylor Swift ha deciso di trasformarsi in uno zombie dal volto spaventoso e il processo che l'ha portata a diventare così è stato documentato in un breve video. Addio alla vecchia Taylor. Nel video pubblicato da Taylor Swift, si vede la cantante in accappatoio bianco mentre è truccata dai make-up artist che, con grande pazienza, la trasformano in un essere spaventoso. La clip dura solo 30 secondi ma, visto il lavoro che hanno fatto, probabilmente la trasformazione in morta vivente sarà durata ore. Il punto migliore? Quando Taylor Swift ammicca alla telecamera e saluta i suoi fan, un gesto che normalmente sarebbe considerato delizioso ma che con quella mise particolare fa davvero accapponare la pelle. Taylor Swift da record. Il ritorno sulle scene di Taylor Swift è stata una sorpresa enorme per i suoi fan, che non avevano sue notizie da mesi. La cantante ha deciso di lavorare al nuovo album nel più assoluto riserbo e di non farsi più vedere in giro, cosa che ha destato un'enorme curiosità, voglia di riflettere sulla vita, o abile strategia di marketing? Forse quest'ultima opzione non è proprio da scartare, visto che appena Taylor ha lanciato il suo nuovo singolo le hit musicali sono esplose ed è finita al primo posto di tutte le classifiche. La sua Look What You Made Me Do è riuscita persino a scalzare dal podio Despacito, e adesso si trova in pole position da ben 3 settimane. Un record incredibile, che incorona Taylor Swift come una tra le artiste più forti dell'anno, ma questo era già chiaro quando Katy Perry, che aveva a più riprese provocato la cantante negli scorsi mesi, è stata letteralmente eclissata da Taylor proprio il giorno dell'uscita del suo nuovo disco, Witness. Assaporando una dolce vendetta, la cantante di Look What You Made Me Do ha rimesso tutta la sua musica su Spotify nello stesso momento in cui Katy festeggiava la nuova fatica. Il risultato? Per giorni si è parlato solo di Taylor Swift.